Una donna di 49 anni, una rom originaria della Bosnia, molto nota in città, è stata denunciata dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile per un furto con destrezza commesso all'interno dell'ospedale. L'episodio è avvenuto all'uscita del policlinico, ai danni di un professionista di 64 anni di Castel Bolognese che aveva accompagnato la moglie per un esame diagnostico. Con loro era presente anche la figlia. All'uscita dell'ospedale, mentre moglie e figlia si dirigevano al parcheggio dove era stata posteggiata l'auto, l'uomo è stato fermato da una donna che con fare molto insistente ha cominciato a chiedergli qualche spicciolo. La figlia si è accorta della scena e tornando indietro in direzione del padre ha intimato alla donna di allontanarsi. Poco più tardi, in auto, l'uomo si è accorto della sparizione di ben 800 euro appena prelevati dal bancomat per far fronte ad alcune spese come il pagamento dell'affitto. La famiglia si è quindi diretta dai carabinieri di Faenza per denunciare il furto subito. Gli agenti, attraverso il sistema informatico WebLase, una banca dati contenente migliaia di fotografie di pregiudicati di tutte le persone fotosegnalate dagli organi di polizia su campo nazionale, che associa caratteristiche somatiche a impronte digitali e immagini, hanno mostrato al padre e alla figlia decine di fotografie corrispondenti alla descrizione ricevuta della 49enne, stringendo la ricerca fra le donne gravitanti nei campi rom dell'Emilia-Romagna. I due hanno così riconosciuto la protagonista del furto, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, da anni dimorante a Faenza, fermata esattamente il giorno prima dagli stessi carabinieri, sempre nella zona dell'ospedale, dopo alcune segnalazioni giunte al 112 che lamentavano la presenza dei due rom che avvicinavano i passanti, chiedendo insistentemente l'elemosina. La donna è stata denunciata quindi per furto aggravato, senza purtroppo riuscire a recuperare gli 800 euro rubati.